Oggi parliamo di un libro molto interessante con la professoressa della storia all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Elisa Giunibello. Buongiorno. Buongiorno. Sia che molti libri sono stati lasciati ai cinesi, nella Cina, quindi molto famosi. Per esempio, anche riguardo agli studi celesti, no? Quindi l'agricoltura è molto importante, è il Certo, secondo non c'è niente con campanello. Sì, Shu. molto importante. Poi ha tradotto patate dolci in Sì, Cina per la prima volta. certo, perché questo filone degli studi pratici, no? Per cui Suan Qi aveva come primo obiettivo quello di trarre benefici e dare aiuto al popolo. Questo, essendo un funzionario imperiale, era il suo lavoro in qualche modo. Ma ci sono tante testimonianze del fatto che lui sia morto povero, ad esempio, che non abbia voluto tenere per sé e per la propria famiglia la ricchezza. Questo fa parte di un quadro, una figura, diciamo, non solo aperta verso qualche cosa che veniva da fuori, ma anche molto onesta. Ha anche lasciato influenza al paese, cioè Shanghai, dove ha vissuto da tanti anni. A Shanghai ci sono molte tracce di questa presenza. Xujiahui, questo distretto molto moderno e molto bello, cioè, ha al centro un giardino e un museo dedicati a Suan Qi, alla sua memoria, e sicuramente anche il nome stesso di questo distretto viene dalla famiglia. I suoi discendenti sono ancora alcuni, insomma, presenti, e quindi sì, senz'altro c'è una tradizione, un'eredità, diciamo, una discendenza che continua fino ad oggi.